prosciutto cotto gusto italiano. È proprio il prodotto che stavamo cercando. Lo acquistiamo. Siamo Agno. Da qui allo stabilimento dove è stato prodotto questo prosciutto cotto ci sono esattamente 85 chilometri. Un viaggio breve, insomma. Viaggio breve? Altro che! Olanda! Italia! Austria! Svizzera! Ma come? Questo prosciutto scorrazza per mezza Europa! Quanti chilometri percorre questo prodotto e soprattutto con quali conseguenze per l'ambiente? Dal punto di vista ambientale non c'è una giustificazione, no, dietro tutti questi chilometri. A rispondere alle nostre domande è il responsabile della sede di Bellinzona di Quantis, azienda specializzata in sostenibilità ambientale. La fase di macello è nei Paesi Bassi, mentre la fase di lavorazione della carne avviene nel nord Italia, a Bergamo. Oltre 1000 chilometri scavalcando le Alpi. Qui la carne è trasformata in prosciutto. E poi di nuovo in strada. Per essere affettata e imballata in Tirolo. È un trasporto su gomma refrigerato, quindi anche questo è da considerare nell'ecobilancio, nel calcolo dell'impatto. E poi c'è l'ultima, diciamo, fase, visto che vogliamo il nostro prodotto in Svizzera, consideriamo la Svizzera centrale con un centro di distribuzione e va ad aggiungersi ancora un 250-300 chilometri. Il totale supera i 1700 chilometri. E poi deve ancora essere trasportato in Ticino, quindi si arriva quasi a 2000 chilometri. Esatto. Ma tutto questo cosa significa? In termini di emissione di gas effetto serra, per il trasporto di un chilogrammo di questo prosciutto siamo a 440 grammi di CO2. Un trasporto dal costo pesante. Una realtà che ritroviamo, diciamo, purtroppo in molti casi, ed è effettivamente abbastanza comune ritrovare oggi prodotti che fanno tutti questi chilometri, anche se potrebbero essere minimizzati o ottimizzati. Una realtà diffusa. Un esempio? Acquistiamo in Ticino altri prosciutti italiani, ognuno con il suo carico di chilometri. Lidl. Cotto italiano. Carne in viaggio in camion da Germania o Austria. Coop. Prosciutto italiano, suini tedeschi o addirittura danesi. C'è anche il cotto italiano con carne italiana, però è un po' più caro. Manor. Cotto italiano, carne tedesca. Da Migros. Prosciutto italiano, carne dall'Olanda. Ma qui c'è anche l'alternativa. Cotto italiano, suini svizzeri e decisamente meno chilometri. Insomma, chi più chi meno, questi prosciutti ne han fatta di strada. Ma il record resta al cotto gusto italiano. Tentiamo allora di interpellare chi lo vende, chi lo confeziona, chi lo produce. Quindi le cosce di suino vi arrivano dall'Olanda e voi le trasformate in prosciutto cotto, lì nello stabilimento Beretta di Medolago, e poi spedite in Tirolo. Per capirne di più sulle ragioni economiche e commerciali che giustificano trasporti così lunghi, abbiamo chiesto al salumificio Fratelli Beretta di aprirci le porte. Invano. Stessa richiesta e stessa risposta anche da Andal Tirol. L'azienda austriaca che confeziona il cotto di Aldi non rilascia interviste filmate. Nemmeno la stessa Aldi ci apre le porte. La ragione? Per motivi di politica aziendale, ci scrivono, non forniamo indicazioni sulle nostre relazioni commerciali. Difficile ottenere interviste filmate, insomma. Come nel 2017, quando avevamo parlato di trasporti insensati avanti e indietro dalla Svizzera. Quando faccio la spesa do molta importanza ai prodotti svizzeri e mi arrabbio proprio quando mi accorgo che alcuni di questi vengono confezionati all'estero. Era ed è tuttora il caso delle panne. Come Floralp, panna elvetica, confezionata in Italia centrale. 750 chilometri. E altrettanti per tornare in patria. Idem per la panna Valflora di Migros. Dalla Svizzera al Belgio 700 chilometri. E altrettanti per il ritorno.
Migros, unico caso, aveva accettato un'intervista filmata dai colleghi di Kassensturz. La tecnologia necessaria per confezionare la panna nelle apposite dosi non c'è in Svizzera. Per questo siamo costretti ad andare all'estero. Ma non è possibile trovare una soluzione collaborando magari con altri produttori? Ci abbiamo provato, però siamo giunti alla conclusione che in Svizzera le quantità per una produzione del genere sono troppo piccole. I costi sarebbero troppo elevati. Nel 2005, in totale, 11.000 tonnellate di merci, alimentari e non, venivano esportate, lavorate e reimportate in Svizzera. Un volume che in 10 anni si è moltiplicato per 3. E oggi? Quel volume è quadruplicato. Questo significa migliaia di tir sulle strade. O forse ci sono delle alternative. Torniamo al nostro prosciutto. Vogliamo paragonarlo a un prodotto locale. Identifichiamo quello che, pur avendo un prezzo simile, fa il minor numero di chilometri. È il prosciutto cotto Puccini di Rapelli, in vendita da Migros. In termini di emissioni di gas a effetto serra, siamo all'incirca tra i 70 e gli 80 grammi di CO2 per il trasporto associato a 1 chilogrammo di questo prodotto. Quindi diciamo, questo prodotto dal punto di vista dei trasporti inquina quasi 6 volte meno, esatto, di quest'altro. Trasporto molto meno inquinante. Prezzo simile. Ma il gusto? Degustazione on the road. Degustazione on the road. Proviamo. Penso che questo sia più buono, però mi viene il dubbio che siano uguali. A me piace di più questo. A me questo anche. Senti differenze? No. Nessuna differenza? Nessuna. 20 degustatori. Il campione certo non è scientifico, ma prende la sfida con serietà. Tutti due buoni, però pesco più il secondo. Questo. Preferisco questo. Però sembra che questo è un po' più saporito. Preferisco questo. Leggermente questo qui. Risultato? 10 pari. E quando sveliamo cosa c'è dietro il nostro test, è il chilometro zero a fare l'unanimità. Credo che comunque il chilometro zero vada tutelato. Bisogna evitare tutta questa strada, bisogna acquistare locale. Dai una mano all'ecologia, quindi ci sta, fai qualcosa nel tuo piccolo. L'offerta nel carrello è ampia. A ognuno non resta che scegliere la strada giusta.